Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la sconfitta della regina fagiolona e abbiamo ottenuto lo stemma per andare nella cantina Ghigno, che si trova qua sotto. Ma prima livelliamo un po' uccidendo tutti i nemici in quest'area. Perfetto, siamo saliti di livello. Vai di 4. Va bene, 3 ci sto. E ora proseguiamo. Ora ci sono questi nemici nuovi, che nuovi non è che siano, sono solo la versione alata dei fagioli dell'altra volta. Solo che l'altra volta ci avevamo fatto più fatica ad ucciderli. Ora invece, bene o male, siamo al loro stesso livello. Pa-pam. Che poi, appunto, come dicevo, sono nemici normalissimi, niente di speciale o niente di... Aspetta, troppo difficile. Però almeno ci droppano un po' più di punti esperienza rispetto a quelli dall'altra parte. Ecco qua. Una cosa che non ho mai apprezzato di alcuni titoli tipo questo o simili, tipo appunto giochi tipo Golden Sun o altri. Ah, peccato. È che andando nelle aree vecchie, ovviamente i nemici sono di quel livello, sono del livello vecchio e non del tuo livello attuale. È una cosa che non ho mai apprezzato, perché alla fine, se tipo vuoi livellare, devi per forza farlo nelle aree nuove, non in quelle vecchie. Questi sono sicuramente metodi che venivano usati per non overlivellare troppo fin dall'inizio del gioco, ci sta benissimo. Il punto è che ho sempre pensato che fosse un po' uno spreco non farlo. Per esempio, in live ho giocato una Acrom di Pokémon interessante, che cambiava questa meccanica in maniera intelligente, ovvero tutti i Pokémon diventavano del tuo livello, meglio, del livello generale della tua squadra. Quindi se avevi una media di squadra di livello 15, tutti i Pokémon che incontravi erano di livello 15, ed era una roba intelligente. E per non overlivellare ti bloccavano a certi livelli, tipo prima della prima palestra non potevi superare il livello 16, per dire. Mario è iper veloce nonostante quanto possa sembrare. Quale statistica mi dà più punti? La velocità. Nonostante sinceramente non vorrei puntare a questo punto, punterei alla vita sperando di non prendere l'uno. Dai, no, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Oh, sarò anche stronzo io, ma ottenere su tutti quei punti l'unico uno che c'era, non ci stavo per niente. Perfetto, Mario di nuovo salito di livello e questo giro ho salvato, per ovvia fortuna. Yes! Bello 4, mi piace il 4. Ok, ora possiamo proseguire. Vediamo di qua cos'è che c'è. Ah, ok, qua mi ricordo cosa c'è. C'è, se non sbaglio, la statua del fantasma. No, non è vero, ci sono le palle di fulmine. Poi ne parleremo a tempo debito, ovviamente. Sconfiggiamo sto fagiolo volante. Ecco qua, perfetto. Avere già un buon attacco fin dall'inizio, secondo me, è un ottimo vantaggio. Per quello... Scusatemi, mi sono distratto parlando. Non potevo accettare quell'uno. Non lo potevo proprio accettare. Cioè, fra tutti i numeri che potevano uscire, l'unico uno eravamo riusciti a prendere. Siamo riusciti a prendere l'unico uno. E non ci sto per niente. Vediamo se Luigi ora è più veloce. Col cavolo, ebbene. Ecco, minchia, che fortuna. Ecco fatto. Tra l'altro mi sono accorto solo adesso che Luigi è salito di lì. Qua c'era il fantasma, ok. È salito di livello prima di Mario. Cioè Luigi era al 12 e Mario era ancora all'11. Non che ci sia nulla di sbagliato, eh. Solo che in teoria fino a prima è sempre stato Mario quello che saliva prima di livello. Chissà come mai è salito prima Luigi. Cioè non è che abbiamo fatto uno scontro in cui
Mario era stato sconfitto e i punti li ha presi solo lui. Sono alla pari con i punti, sono 1644 l'uno. Dai. Ah, ecco fatto. Allora, uccidiamo prima lui che è più veloce di Luigi. Perfetto. E saltiamogli in capoccia. Allora, questo ci apre la via per il ritorno. Perfetto. Se non sbaglio, questa strada non ci porta dove dobbiamo andare, ci porta da un'altra parte. Vabbè, già che siamo qui, la visitiamo. Ecco fatto. Niente più a luce per voi. Distrutto. Pip. Ecco qua. Perfetto. Puff. Pa-pa-ra-pam. Dai che ce n'è un altro. No, dai, ero riuscito a spostarmi. Ma che palle. E colpiranno Luigi sicuramente. Te no, strano. Strano, bravo. Puff. Ah, dai Luigi, speravo lo uccidessi. Vabbè, una martellata e si risolve il tutto. Pa-pam. Ok, siamo dove pensavo. No, un editto della regina vieta l'ingresso nell'accademia. Lo so, tranquillo. Siamo dall'altra parte del villaggio di qua. Tanto che siamo qui, io continuo a livellare tutto il possibile, nonostante in realtà sti nemici non diano granché di punti esperienza, però ehi, non si butta via nulla, no? Finché riusciamo a livellare il più possibile, io lo faccio tranquillamente, che tanto sono scontri anche abbastanza veloci, quindi neanche ci sprechi risorse o sono troppo lunghi o altro. Li fai velocemente, un minuto e via. Poi appunto sono soldi e punti esperienza. Vediamo quanto ci danno. Neanche troppo, però almeno riusciamo ad avere qualcosa da parte. Di qua si va alla spiaggia, perfetto. Non vorrei scontrarmi con le bombe adesso perché mi sa che siamo under level. Borgo di Fagiolandia, Accademia Crepapelle. Infatti qua siamo dall'altra parte del villaggio, che è chiusa per impedirti appunto di entrare. Ah, però ci sono questi, cavolo. No, e dai, che palle. Vediamo se siamo... A parte il fatto che siamo fortunati, volevo vedere se eravamo di livello adatto. Sì, siamo di livello adatto. Però lui è un pelino forte. Lui è un pelino più forte degli altri. Ah, cacchio. Aia. Siamo fuori dalla nostra giurisdizione qua. Perfetto. Ah, che scemo. Ma perché ho saltato? Ma sono stupido. Vabbè che i funghi li ho però. Parabam. Vabbè, come dicevo prima, sono punti esperienza. Ok, qua si prosegue. Io eviterei un attimo lo scontro con questo, anche se con qualche qualche colpo fratelli dovremmo riuscire ad ucciderlo facile. Ecco qua. Uno. Perfetto, grazie. Con due colpi fratelli dovremmo riuscire a farcela. Perfetto. Non ci serve sprecare i punti fratelli, però è il modo più veloce che abbiamo per adesso per ucciderlo e fare un po' di punti di esperienza. Vediamo i soldi, 15 e 26 di punti di esperienza. Non è tanto, ma non è neanche nulla. Di qua, tra l'altro, abbiamo la via bloccata, se non ricordo male. No, c'è il vecchietto. Siamo da tutt'altra parte. Sto un attimo riesplorando le mappe. In questa zona ci dovremmo venire tra molto molto più tempo. Di qua siamo di nuovo alla spiaggia. Ah, ecco dov'era la via bloccata. Qua c'è il deserto, com'è che si chiama? Val Sorriso. A causa di una frana di super roccia non si può passare, grazie. Ah, però aspetta, qua c'era una via nascosta. Esatto.
Qua c'era questa via nascosta, vediamo. Non ci possiamo ancora entrare. Ci potremo entrare tra poco però, non vi preoccupate. Sto un attimo riesplorando perché a parte che sto gioco a me piace, ma poi devo anche un attimo rimettere tutto quanto in regola nel mio cervello, tutti quanti i livelli, tutti quanti i nemici, tipo questi. So già che sono più forti di me in questa zona, però con un attacco fratelli ben messo, a parte adesso che ho sbagliato, riusciamo a tirarli giù. Ecco qua. Vedete, non gli facciamo quasi nulla di danno. Per un attimo ho pensato che mi avrebbe preso. Uno, due, tre, perfetto. Vediamo. Beh, a questo punto non sprechiamo. Beh, fa niente, dai, usiamoli. Perfetto, distrutti. 60 i punti esperienza. Beh, quasi quasi, sai. In cambio di qualche sciroppo potrei anche sprecarmi un po' di tempo qui a livellarli. Ecco, la tartaruga. La tartaruga è fastidiosa. La tartaruga è fastidiosa perché ha un sacco di resistenza. A cosa? A tutto. Alla resistenza alla vita quella tartaruga lì. Ecco fatto. Ah, un solo colpo? Che spreco. Allora, uno, due, tre, quattro. Perfetto. Becca. Oh, vado troppo presto, non so perché. Forse con le Game Boy sono veramente abituato a dei tempismi totalmente diversi. Perfetto. E siamo saliti di nuovo di livello. E vai. Perfetto. Cosa aumentiamo? Io direi la vita. Però mi sembra di vedere un 1. No. I punti fratelli. Punti fratelli, 4. Perfetto. Luigi, perfetto. Bravo anche lui. Vedi, Luigi è avanti. Luigi è avanti. Allora, Luigi ha statistiche molto più lineari rispetto a Mario. È molto più bilanciato. No, vedo un 1. Vedo un 1. Vedo 1. Mi sa che vedo 1 da tutte le parti, Andiamo con i baffi. Puntiamo allora all'attacco, dai. Sperando che esca un bel 4. Bravo Luigi, così ti voglio. Vediamo un attimo le statistiche, come siamo messi. Allora, 51 d'attacco Mario, 50 Luigi, 45 di difesa Mario, 50 Luigi, 45 velocità, 33 Luigi. Ok, baffi 26-27. Non siamo messi male, A livello di a parte i punti vita che Luigi ne ha sempre più di Mario, ma siamo abbastanza equilibrati. Bene, bene, sono contento. Dicevo, basta cazzeggiare in giro, andiamo dove dobbiamo andare. Eccoci qua. Saliamo sul scusate, stavo guardando che nemico era quello là sotto. Per la cantina Ghigno dobbiamo andare qua. Salve. L'accesso al bosco Ghigno è riservato alle persone selezionate per ragioni di tutela ambientale. Oh? Oh, la spilla fagiolo, il segno di riconoscimento degli ospiti speciali del castello di Fagiolandia. Bene allora, vi do il permesso di entrare nella foresta. Grazie. Vi invito a provare il delizioso gusto della gazzosa ridolina. E vai! Allora, aspetta. Ecco qua, proseguiamo. Che nemici ci saranno in questa zona? Ancora i fagioli volanti. Madonna mia, che come ho fatto a prenderlo al volo? Becca di questo. Madonna. Dobbiamo aumentare i baffi il più possibile. Il più che riusciamo almeno. Perché a parte i colpi fortunati, ti danno anche gli sconti, ti permettono veramente di risparmiare un sacco di monete, che già all'inizio sono poche. Più avanti comunque hai modo di prenderne altre, per carità. Però più ne hai, meglio è, no? Vediamo se con un colpo li facciamo fuori. Perfetto. Ottimo. Chissà se a 2200 saliamo di livello.
Siamo arrivati? Sì, siamo arrivati. Salviamo. La cantina Ghigno, passaggio. Come si fa la gazzosa ridolina? Numero 1. La gazzosa ridolina si ottiene dal frutto della bacca ridolina, che si può raccogliere al bosco Ghigno. Vediamo. Numero 2. Si mette nella botte in cui si è versato lo sciroppo un frutto della bacca ridolina. Come si fa la gazzosa? Basta raccontare barzellette e il frutto ridendo emette delle bolle che producono la gazzosa ridolina. Numero 4. La qualità della gazzosa dipende dal tipo di bacca e dalla ridolinità delle barzellette. Produttore della gazzosa ridolina, fondatore e proprietario della cantina Frizzo. Oh, ciao Frizzo. Qua non c'è nulla. Ecco, questa zona qui è molto a tantoni. Devi veramente spostarti e riuscire a trovare la via piano piano. Non c'è un vero modo di trovare la via in modo facile. Devi veramente andare un attimo a tentativi. Ecco qua. Di qui, no? Qua è chiusa. Ok, dove dobbiamo andare? Di qua? Sì. Sopra. Di qua. Poi ti mettono ste vie chiuse ogni tanto e dici perché? E ora 3, 2, 1, un magico trucco di spostamento. Ehi! Oh, Luigi! Ciao. Dove cavolo eri finito? Ero dietro. 1, 2 e 3. Non ricordo male, qua non c'è nulla, vero? Non ci sono oggetti da prendere. No, niente oggetti. Ehi, ehi! Così anche il famoso ladro fantasma è stato visto. Sono io, Shampoo. O Ciampo, non lo so. Ehi, per mille botti, volete battervi? Strano! Recluta, avanti! D'accordo, capo. Bowser! Recluta, è il tuo turno, elimina questi due, il rosso e il verde. Ehi! Il rosso e il verde, io questi due li ho già visti. Come? Recluta, pensi di conosci questi due tizi? Forse, hanno un aspetto familiare, mi fanno imbestialire. Batta con le chiacchiere! Anche voi, come me, siete venuti a cercare il nettare ridolino. Ah, poverini, non vi lascerò passare. Io, Shampoo, prenderò il nettare ridolino, succo della beltà del mondo. Recluta, forza! Bene, boss fight. Eh sì, ti piacerebbe, eh? Allora, il trucco semplice per fare questa boss fight: uccidere prima Bowser. Il punto: se uccidiamo prima Bowser prendiamo meno punti esperienza. Ehi, come osate prendervela con il grande Shampoo? O Ciampo, boh. Ho sbagliato. Mi ero dimenticato. Perfetto. Ok, devo fare un attimo di attenzione coi tempismi. Ah, mi ha preso l'oggetto. Bastardo, ridammi il mio fungo. Urrà, un tesoro. Perfetto, Shampoo è andato. Ah, ho sbagliato il tempo. Perfetto. Preso. Scusami Bowser, ma sei da uccidere. Tra l'altro non so perché ho fatto l'attacco normale e non quello avanzato. Però abbiamo vinto. E vai, siamo anche saliti di livello. Bravo Mario. Allora, io punterei punti vita. Dammi un 4. Meglio di uno, dai. Nonostante, però. Vediamo, Luigi. Andiamo con la difesa. Vai di 4. 3 è accettabile. 3 è accettabile. Che?
Recluta, vergogna! Chi ti ha salvato mentre vagavi perduto e confuso per il monte? Io! Me ne vergogno! Beh, ora lasciamo stare, il nostro obiettivo è il nettare Ridolino! Non perdiamo tempo con questi due, proseguiamo, presto! Arrivo! C'è un punto di salvataggio qui? No, però ci sono ancora questi cerchi per terra, chissà cosa servono. Ed eccolo qua, un punto di salvataggio. Cantina Ghigno, interno. Puff! Ecco fatto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!